La solidarietà incontra i banchi di scuola per sostenere a distanza o accogliere nelle loro classi gli studenti provenienti da tutte le parti del mondo. È di questo che si è parlato nell'aula magna della Scuola Media Pietro Leone durante l'incontro Esperienze e buone pratiche per la formazione nella pubblica amministrazione. Organizzato dall'Associazione Italiana Formatori, il progetto Scuola e Persona ha visto la partecipazione di numerosi studenti dell'istituto che hanno preso parte a diverse attività. Tra queste, l'adozione a distanza di due bambini provenienti dal Kenya e dalla Luanda, reso possibile grazie al contributo di tutti gli studenti dell'istituto che custodivano nei loro salvadanai di classe non solo i fondi da destinare ad un compagno meno fortunato di loro, ma anche la possibilità di regalargli un futuro migliore. Forse l'idea nasce dal valorizzare un percorso che è stato portato avanti in questi anni. La nostra scuola è stata scelta come vetrina delle eccellenze ed ha partecipato al premio AIF Basile a Roma per le eccellenze nella pubblica amministrazione. In questa scuola sono presenti tutte le amministrazioni siciliane, dal carcere al provveditorato, vari enti pubblici che si sono distinti per le eccellenze. Abbiamo i comuni di Siracusa, di Palermo, di Ragusa, che hanno raccontato come nella pubblica amministrazione possa svilupparsi un'eccellenza. Il nostro percorso, che ha anche vinto il premio all'UNESCO, mira a valorizzare la persona in ogni aspetto e formare dal punto di vista umano i nostri ragazzi. Ecco perché abbiamo voluto presentare questo percorso Scuola e Persona, ed è stata scelta perché appunto a Roma è stata premiata come eccellenza nella pubblica amministrazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. È una pubblica amministrazione che mette al centro l'umano, i nostri ragazzi, i docenti e tutto il personale. Ringraziamo la dirigente, è stato un lavoro di gruppo, di equip, dove ogni docente, ogni alunno ha cercato di mettere il cuore in ciò che faceva. Le scuole, facendo un'analisi statistica degli ultimi 4-5 anni, sono state quelle che hanno avuto un maggiore trend di crescita in termini di partecipazione al premio e sicuramente, diciamo, nella valutazione del comitato scientifico, quelle che hanno avuto un grande grado di apprezzamento per il valore dei progetti presentati. E quindi, diciamo, sicuramente questo depone a favore della scuola come elemento appunto di esempio anche per le altre amministrazioni pubbliche.